Ragazzi, e allora oggi nella rubrica rispondo assistenza sui metal detector. Un cliente mi ha chiesto: Stefanone, ogni tanto il metal detector Desert Gold si spegne e poi si riaccende. E allora, ma io rispondo: questo non lo fa solo lui, ma anche altri apparecchi, qualche volta lo fanno, che hanno praticamente i portapile a forza di mettere, togli, metti, togli le pile, ci sono magari le lamette dei contatti che si impostano e dopo praticamente se la pila balla un po', per un millesimo di secondo non fa contatto e l'apparecchio si spegne. E dopo magari dice: è l'apparecchio che non va bene. No, non è l'apparecchio che non va bene, è il portapile, le lamette o le mollette che si impostano e dopo non fanno contatto bene. E allora cosa si fa? Io adesso lo dico per il Desert Gold: nella saponetta che contiene le quattro pile, cosa si fa? Si tolgono le pile e col dito, con l'unghia, si tira in dentro, in fuori, queste lamette, in modo tale che si avvicinano di più e fanno più presa nelle batterie, e dopo le batterie stanno più ferme e il contatto è più sicuro. Si, con le dita si tira un po' in fuori la lametta, le quattro lamette di qua, quattro lamette di là, le pile sono quattro e quello è già a posto. Altra cosa, quando quella saponetta porta pile che ha i suoi contatti di sotto, la metti dentro nel suo case, nella sua feritoia, diciamo, anche in fondo nella feritoia, vedete che ci sono quattro contatti con queste lamette. Anche queste, se si impostano, a forza di darci, magari fanno meno contatto e qualche volta fanno falso contatto. Allora, cosa fate? Col dito, mettete dentro il dito, nella feritoia, nella fessura dove mettete dentro la saponetta con le quattro pile del portapile del Desert Gold, e dentro, naturalmente senza il portapile, dentro ci mettete il dito e tirate su queste quattro lamette, le tirate su di 2, 3, 4 mm, così le piegate un po' in fuori, un po' in su, e fanno meglio contatto con la saponetta quando mettete dentro il gruppetto, la scatoletta con le quattro pile. Questo discorso qui lo facevano anche a volte i White, nella saponetta con le otto pile. A volte c'era da tirare un po' in dentro le lamette, le linguette, affinché facessero più contatto con le batterie, anche col TM808. Diciamo, qualche metal che hanno questi tipi di connessioni e portapile, può succedere dopo un mese, può succedere dopo un anno. Quando succede, sapete che se un metal detector si spegne all'improvviso, quasi sicuramente, come dico anche nei casi che faccio le riparazioni e i test, che il 90% dei guasti sono dati dall'alimentazione, in questo caso qui sono praticamente le linguette delle batterie, oppure il portapile che va inserito nella sua feritoia, anche quello che ha le linguette, vanno tirate su perché fanno poco contatto, che si sono, diciamo, impostate. Altri metal detector cosa ci può essere? Ecco, un'altra cosa, anche certi metal detector che funzionano con una batteria da 9 volt o due batterie da 9 volt perché hanno la doppia alimentazione, anche questi qui che hanno le clip col tondino grande e il tondino piccolo del positivo e negativo, a forza di dargli togli e metti e cambia la batteria, magari le branchiette di questi contatti della clip, della pila 9 volt, si allargano un po' e ve ne accorgete anche voi che quando mettete la pila un po' balla nei contatti. Allora cosa fate? Togliete la pila, prendete una pinzetta e stringete un pelino, un millimetro, non tanto per non rompere le branchiette dei contatti, stringete un po' queste branchiette, così fanno meglio contatto sulla pila, sia il maschio che la femmina, e dopo siete tranquilli. E allora, ragazzi,
Se avete dei problemi, contattate Stefanone che vi trova la soluzione. Ciao a tutti e ricordatevi di guardare il sito metaldetector24.com, che trovate prezzi buoni dei migliori metal detector del migliore marche. Ciao!